sul palco sabato Marco grazie benissimo ti lascio la parola grazie Prego. bello della diretta ok funziona perfetto allora, buonasera a tutti un attimo solo che apro le slide perfetto allora, eh, di cosa parlerò oggi? O almeno proverò a parlarvi perché sono molto emozionato, quindi vi dico già che non vi aspettate nulla, ma rimanete già delusi. Eh, quindi, parleremo, o meglio, cercherò di parlare di come implementare ricerca con il linguaggio naturale all'interno di Laravel. Uh, mi presento prima di tutto, io sono Marco Insabato, vabbè, sono un docente e coordinatore di un corso, uh, del corso Academy che facciamo nella, nella mia azienda AulaB e dove essenzialmente fornia, formiamo uh, sviluppatori web uh, in, nel nostro corso e cerchiamo di insegnarli insomma, quello che facciamo. Uh, anche io ho fatto il corso e quindi da, 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 da poco tempo essenzialmente sono diventato un sviluppatore e all'interno del corso ovviamente il nostro framework principale. E l'Aravel. Okay. Passiamo al progetto. Ora, questo progetto nasce dalla necessità di creare un sistema per rispondere a delle domande fatte ad un chatbot essenzialmente. Okay? Quindi ovviamente le domande fatte ad un chatbot eh, non diciamo preimpostate dove l'utente clicca direttamente sulla domanda e ha una risposta, ma l'utente può scrivere qualsiasi domanda al chatbot e il chatbot essenzialmente risponde con una serie. Uh, di documenti che uh, effettivamente possono essere più uh, simili o meglio possono contenere la risposta che l'utente sta effettivamente cercando. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato BERT, che per chi non lo conoscesse lo vedremo a breve, uh, che serve per, essenzialmente per tradurre le parole o una frase in un vettore e indicizzarlo tramite Elasticsearch. Ovviamente, per fare questo, abbiamo poi utilizzato l'Aravel Scout e i driver custom di L'Aravel Scout per indicizzare direttamente in Elasticsearch tutto il, tutti i modelli che, che vogliamo. Quindi, diciamo, abbiamo fatto un progetto demo per, per questo evento. Ora, quali sono quindi le tecnologie che abbiamo utilizzato? Le vediamo un attimo un po' più. Nel, nello specifico. La prima è assolutamente Bert, che per chi non, conosce, non lo conoscesse, cioè almeno io avevo già conosciuto il, il Muppet, non so se avete visto l'ultimo film dei Muppet con Jason C. ve lo consiglio, molto carino. Uh, oltre ad essere un Muppet, BERT è anche un'intelligenza artificiale sviluppata da Google è rilasciata gratuitamente da Google open source, preaddestrata, che praticamente si, uh, è entrata in vigore dal 2018, quindi dal 2018 quando voi cercate su Google, essenzialmente l'intelligenza artificiale uh, traduce quello che voi avete scritto e trova effettivamente dei risultati. Okay. Prima di questo ce n'erano altre che però non erano ottimizzate come questa, anche perché Bert rispetto a quella precedente, non ha Analizza soltanto il contenuto delle parole, ma analizza anche la semantica. Quindi è capace di capire e di distinguere la differenza tra uh, treno da Bari a Verona uh, da treno da Verona a Bari. Chiaramente le, le, le parole sono le stesse, il significato è completamente diverso. Okay? Quindi c'era questo piccolo problema all'interno di Google. Uh, dopo il rilascio ovviamente molti hanno iniziato a utilizzarlo e ci sono dei servizi che nello specifico noi abbiamo utilizzato che lo rendono utilizzabile in modo completamente gratuito. Come funziona Bert? È formato essenzialmente da altri componenti, o meglio, si basa su altri sviluppi. Elmo e Ulfit sono anche loro, eh, Elmo, vabbè lo conosciamo tutti, anche lui è un Muppet. E Poi c'è Ulfit che è il Cookie Monster in realtà, uh, ma anche loro fanno parte insomma, delle intelligenze artificiali e, uh, che hanno utilizzato Google precedentemente. Faremo un piccolo focus su, solo su Elmo, sugli altri non tanto. Uh, vi basti sapere che OpenAI e The Transformer si occupano essenzialmente di traduzione. Elmo invece fa una cosa molto interessante, ma vediamo prima effettivamente un esempio di come funziona BERT. Ok, molto, un esempio molto semplice. Ora, il modo più semplice per Bert è quello di usarlo per classificare un singolo pezzo di testo essenzialmente. Quindi praticamente abbiamo un input, una frase del principe che dalla Nigeria vuole riscattare effettivamente i nostri soldi, cioè o meglio ha bisogno dei nostri soldi per riscattare il bottino, ok? E Bert in Gmail <ride> classifica questa frase ovviamente come spam, quindi riesce a capire che effettivamente si tratta di spam. All'interno di BERT abbiamo in realtà due modelli, BERT base che è quello che abbiamo utilizzato, e BERT large eh, fondamentalmente sono uno stack di eh, transformer encoder preaddestrati. BERT base ne ha 12, quindi eh, l'input entra e passa da eh, un encoder all'altro, e lo stesso ovviamente per BERT large che però diciamo è molto più complesso, e molto più grande, okay, molto più pesante. Tra, tra in poche parole, uh, quindi che cosa succede? Il codificatore entra, Bert prende in ingresso una sequenza di parole che continuano a scorrere la pila e essenzialmente che cosa succede? Che eh, a differenza di, di prima, eh, le parole vengono sì trasformate in vettori, ma non vengono semplicemente trasformate in. Un, un vettore semplice, diciamo, quindi un array di numeri, immaginiamolo così, ma vengono trasformati in base alla parola successiva e anche al contesto in cui si trova, perché Bert in realtà fa un'analisi eh, avanti e indietro, quindi dato un, una frase analizza le parole andando dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio. Tra l'altro si è visto che aveva anche, riesce anche a prevedere quale parola ci sarà dopo una determinata parola in inglese che per me è mostruoso, però eh, vabbè, sono neofito insomma. Ok, eh, abbiamo poi all'interno del risultato di BERT che cosa? Un piccolo token che ci servirà più avanti, vedremo più avanti. In output cosa abbiamo? Abbiamo appunto un array di, come abbiamo detto, ehm, un array di 768 mh, elementi, ed è una misura base, quindi è sempre quello, ed è fondamentale perché poi ci servirà in Elasticsearch questo... Questo array. Ok? Ora, il primo token nello specifico, che cosa è? È diciamo, la codifica di tutto il contesto della frase. Va bene? Quindi, vediamo un esempio. Uh, questo qui che vediamo qua sotto è praticamente la. Uh, è Tramite Elmo, non, tramite uh, Word2Vec, diciamo la resa in vettore della parola bastone, okay, o in inglese stick. Va bene? Ora, chiaramente, questa resa in vettore non è semplice, cioè, nel senso, uh, non ci serve per trasformare una parola in vettore. Ci serve sapere più che altro il contesto in cui si sta parlando okay? e nel quale questa parola viene scritta. Per esempio in italiano abbiamo eh, ancora o ancora che sì hanno degli accenti diversi, però effettivamente nessuno scrive con gli accenti corretti in, eh, su Google in italiano. Va bene. Quindi chiaramente in base al contesto viene... Diciamo percepite in un determinato modo. Ed è capace anche di eh, dire se le parole sono simili o opposte o se c'è una relazione tra queste, e anche le relazioni sintattiche o grammaticali. Quindi vabbè qui abbiamo un semplice meme di, di Elmo che parla con questa persona. Poi nelle slide lo potete andare a vedere, però effettivamente gli chiede qual è il vettore di stick. Lo devi utilizzare ovviamente in una frase per capire effettivamente com'è. Passiamo poi. Al secondo elemento fondamentale del nostro progetto, ovvero Elasticsearch, Beh, che per chi non lo conoscesse, cos'è Elasticsearch? È un server in grado di elaborare richieste JSON e restituire dati JSON. Okay. Ora, eh, Elasticsearch è basato, ovviamente è un sistema open source, anche questo, ed è basato su eh, l'UCN di, di Apache ed è sviluppato in Java. Okay. Uh, è un sistema che consente ovviamente di archiviare, cercare e fare analisi enormi di uh, volumi dati e tra l'altro è un sistema uh, diciamo, mi piace definirlo, chiave in mano nel senso che una volta che viene creato il container con Docker possiamo, abbiamo a disposizione una, una serie di API REST per fare tutto quello che ci serve quindi uh, abbiamo effettivamente un sistema con zero configurazione e questo ci è molto utile insomma quindi essenzialmente si può pensare a Elasticsearch come un server in grado di elaborare richieste JSON e restituire dati JSON tramite API REST. Ora, come funziona interamente eh, Elasticsearch? Attraverso tre componenti fondamentali, poi non siamo andati proprio troppo nel profondo perché poi diventa, insomma, avremmo parlato di altro, però è importante capire questi tre documenti fondamentali, questi tre componenti fondamentali, che sono i documenti, gli indici e l'indice invertito. Quindi i documenti sono essenzialmente l'unità base delle informazioni che possono essere indicizzate nell'Axtic in Search e sono espresse essenzialmente in JSON. Immaginatelo proprio come un record del database, se vogliamo. Okay. Ovviamente però sono dei documenti in JSON. Uh, la potenzialità appunto che un documento può essere non solo un testo, ma qualsiasi dato strutturato codificato in JSON. Va bene? L'indice invece è un, un insieme di documenti con caratteristiche simili. Quindi, per farvi una, un esempio semplice, è come un modello Laravel e ovviamente nella tabella ci sono i record che sono tutti identici. Va bene, possiamo immaginarlo nello stesso modo. Okay. Quindi nel contesto di un e commerce si può avere un indice per i clienti, uno per i prodotti, uno per gli ordini, le fatture, eccetera, eccetera, eccetera. L'indice invertito in realtà è molto interessante perché la SIS search ogni indice è in realtà un indice invertito. Che cosa è effettivamente? Eh, essenzialmente, dato del testo, non viene indicizzato tutto il documento così come è scritto, ma i singoli termini viene spacchettato in singoli termini e quindi la ricerca viene fatta sui singoli termini. Quindi, per esempio, come vediamo nell'immagine. Il termine butterfly si trova solo nel documento 1, il termine blu si trova nel documento 1 e 2 e quindi abbiamo un modo molto più veloce per andare effettivamente a prendere i documenti che ci servono. Perché, giustamente, Elasticsearch? Perché Elasticsearch ha la caratteristica di poter salvare anche vettori all'interno di JSON. Quindi abbiamo detto che uh, Bert, che cosa ci restituisce, data una frase, ci restituisce, restituisce un vettore di 768 eh, numeri, okay? e quindi in Elasticsearch abbiamo la possibilità di salvarlo in questo modo e anche di fare un tipo di ricerca per similarità, va bene? Eh, di, per similarità e quindi in modo molto veloce possiamo andare a recuperare effettivamente i documenti che eh, contengono, diciamo, hanno un argomento che è mh, molto più simile a quello che l'utente ha effettivamente cercato. Infine, vabbè, l'Aravel Scout, che penso che conosciate tutti, insomma, non, non vi annoio, eh, ma eh, l'Aravel Scout è essenzialmente una soluzione semplice basata su driver per fare ricerca full text. In realtà noi non faremo una ricerca full text. Eh, driver Scout viene fornito con Algolia e MiliSearch, però ha anche la possibilità di creare dei driver custom e quindi noi andremo a creare un, un engine custom per appunto andare a effettuare la ricerca su Elasticsearch, Uh, invece di MySQL o Postgres. Va bene. Quindi passiamo ovviamente al progetto effettivo, okay. uh, io ho scritto una piccola guida diciamo, di come effettivamente abbiamo fatto il progetto e di come effettivamente in modo abbastanza semplice potete andare a duplicarlo e implementarlo uh, anche per provare insomma, nei vostri progetti. Ora, in questo progetto abbiamo implementato vabbè, il motore di ricerca con Elasticsearch Bert eh, con la seguente architettura. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato tre container separati, uno che contiene l'applicazione Laravel, va bene, uno che contiene Bert come servizio e l'altro che contiene Elasticsearch. Ora, eh, è estremamente semplice poi vedere il flusso effettivamente del codice, l'utente farà una query che arriverà all'applicazione Laravel, Laravel la... passerà a Bert che risponderà e la trasformerà in un vettore effettivamente e ritornerà sull'Aravel. Poi dall'Aravel passerà alla ricerca in Elasticsearch e Elasticsearch risponderà all'Aravel con gli ID effettivamente ordinati eh, del, eh, del modello che abbiamo indicizzato. Okay. E poi l'Aravel si occupa di trasformare in collezione e restituirlo all'utente. Quindi, vabbè, qua sono partito proprio dal basi, forse ho esagerato. Comunque, Laravel New, eh, diciamo che quello non, non manca mai, e eh, abbiamo utilizzato Sale effettivamente per usare Composer all'interno di Laravel, è abbastanza comodo. E poi, vabbè, mh, semplicemente abbiamo impostato le porte di, eh, di, oddio, eh, di MySQL e del server Laravel. E effettivamente andiamo adesso a, piano piano, creare tutta la struttura. Quindi partiremo con BERT, poi con Elasticsearch, Soltanto ovviamente i container, vedremo se funzionano. Poi li implementiamo dentro l'Aravel con dei servizi appositi e poi effettivamente andiamo a costruire l'engine cast. Va bene. Quindi per installare eh, Bert, eh, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato vabbè, una cartella Docker con Bert Serving e all'interno abbiamo creato un file Docker eh, con le istruzioni da seguire. Va bene, quindi abbiamo preso un'immagine di TensorFlow e eh, Python 3 e abbiamo installato faccio notare, BERT serving server. Ora, BERT eh, ha due impostazioni, essenzialmente. Eh, quella più diffusa è il socket, eh, ma c'è anche quella con HTTP, quindi praticamente possiamo fare delle chiamate direttamente al server BERT, e lui ci risponde con il codice già eh, convertito in vettore, praticamente. Poi, una serie di comandi e installazioni di comandi di, di, eh, di, comandi di, di, di Linux, e Qui che cosa facciamo? Stiamo andando a installare effettivamente il modello BERT che vogliamo. Ora il modello che abbiamo preso noi è anche un modello, ehm, vabbè, non so se notate, è un modello base, quello che ha 12 layer è eh, fa uscire i vettori di 768 e, è anche un vettore multilingua, quindi eh, se indicizzate documenti in tedesco, inglese, francese e polacco e cercate in italiano, comunque vi escono, non, non importa insomma. E quindi semplicemente preso questo modello lo andiamo poi a lanciare con entry point SH, che è un altro file che dobbiamo creare, e che semplicemente lancia il, il server BERT, ok, sulla porta 8125, pulito. Ovviamente dobbiamo aggiungere poi al Docker Compose eh, la build, che si trova all'interno di BERT Serving, e la porta e il network. Okay. Una volta fatto questo possiamo già provare a fare una semplice richiesta http post, eh, vabbè io l'ho fatto con http, però se, se utilizzate postman potete farlo con quello, dovete mandare due semplici dati necessari che sono l'id e text, cioè il testo da convertire e vi ritornerà appunto eh, un oggetto con il risultato della trasformazione in, in vettore. Passiamo adesso all'installazione del container per Elasticsearch. Quindi eh, inseriamo le impostazioni del file sempre docker e stiamo prendendo di Elasticsearch la versione 7.17 eh, che ci serve, è necessaria, non, non una inferiore mi raccomando, perché ha una, ha una funzione che insomma, è necessaria per fare la ricerca che, che ci serve. Ecco. Eh, ovviamente dobbiamo aggiungere anche i volumi e una volta fatto questo eh, è ovviamente riavviato eh, docker, eh, dovrebbe partire dovrebbe, speriamo, <ride> dovrebbe partire uh, Elasticsearch e con una semplice chiamata curl possiamo vedere se il, il server ci risponde e nel caso positivo vuol dire che è andato tutto, tutto a buon fine. Fatto questo, possiamo ora iniziare effettivamente a lavorare sull'Arabel e Iniziare a modificare, o meglio, creare l'infrastruttura per chiamare i servizi esterni. Ora, quella di, uh, di Bert è estremamente semplice. Quindi, abbiamo creato una cartella services e dentro abbiamo creato Bert Service e all'interno di questo abbiamo creato la funzione encode. La funzione encode non fa nient'altro che prendere un array di, di, di stringhe ok, e mandare la richiesta a Bert Server. Uh, Bert Server vuole per forza di cose un, un ID che in realtà a noi non serve. Uh, quindi in questo caso lo stiamo creando al volo qui nella funzione uh, una volta decodificato il tutto ci viene mh, dato il diciamo il responso tramite chiamata in, in json ovviamente quindi una volta fatto questo andiamo poi in uh, config services e inseriamo ovviamente l'url l'url di bert server che andiamo a inserire poi nell'env con http bert 8125 come porta ora Terminata questa implementazione, possiamo fare anche un piccolo test, non so che eh, si fa così, però direttamente anche in web.php andiamo a istanziare il BERT servers e proviamo a fare l'encode di reward ci dovrebbe ritornare questo risultato nel, nel DD, quindi un array con i vari risultati. Okay. Perfetto, una volta fatto questo, dobbiamo creare ovviamente il service per Elasticsearch. Ora, eh, in questo service abbiamo creato vari metodi, Uh, che ci servono in realtà per effettivamente andare a fare la ricerca che sono, li vediamo insieme adesso ok, una volta creato ovviamente andiamo uh, a impostare nel services php, elasticsearch e l'url di elasticsearch e all'interno uh, quindi vediamo insieme le funzioni, ovviamente abbiamo getindex e doesindexexist che si spiegano da sole uh, ma ci servono essenzialmente per fare un controllo su l'indice creato, se è stato creato o meno l'indice in Elasticsearch, perché Elasticsearch ha la caratteristica che quando vai a indicizzare un documento, se quell'indice non esiste, te lo crea lui in automatico. Qual è il problema? Eh, il problema è che chiaramente creandolo lui in automatico, un array di numeri, in realtà lui non te lo vede come un vettore, ma te lo vede come numeri, perché lui non indicizza tutto il vettore, ma indicizza, abbiamo detto prima, parola per parola o numero per numero, va bene? Quindi te lo vede come singolo campo. Quindi noi dobbiamo forzare, tra virgolette, questa opzione e dobbiamo impostarlo come campo eh, vettore. Poi abbiamo, ecco qua, la funzione create index nella quale essenzialmente andiamo a impostare, eh, diciamo, mh, mh, le impostazioni base di Elasticsearch e le passiamo alle proprietà che poi saranno, diciamo, eh, queste proprietà saranno eh, create, o meglio, saranno dichiarate nel, nel modello in cui vogliamo implementare Elasticsearch e eh, delete index, ovviamente, per andare a cancellare un indice. Infine abbiamo, vabbè, index document che serve per indicizzare un indice e delete document che serve per, eh, scusate, index document che serve per indicizzare un documento e delete document che serve per eliminarlo. Ora, fondamentale in index document, eh, come ho detto prima, non è necessario eh, passare in realtà un ID a Elasticsearch perché lo crea lui in automatico. Eh, nel nostro caso specifico però è fondamentale perché questo ID poi corrisponderà al record in MySQL di eh, quella singola istanza, quindi poi tramite questi diri andremo a recuperare da MySQL effettivamente tutti i, insomma, tutti i valori necessari che, che ci servono. Abbiamo poi ovviamente la funzione principale che è quella della query, ecco qui abbiamo un po' più eh, di codice, che cosa fa questa funzione? Essenzialmente, data una query, facciamo l'encoding di quella query e di quella query, cioè, o meglio, dell'encoding, scusate, ci prendiamo il primo risultato. Okay. perché BERT ci restituisce, ricordatevi, eh, al primo posto che cosa? Il CLS token, che sta per classification token, eh, che è una classificazione essenzialmente di tutta la frase nel suo contesto semantico, non di ogni singola parola. Okay. E quindi noi dobbiamo indicizzare i documenti con eh, col CLS token e dobbiamo cercare allo stesso modo quei documenti con il CLS token creato dalla query inserita dall'utente. Abbiamo poi uno script che viene eseguito su Elasticsearch, eh, questo script utilizza la funzione consim similarity che effettivamente vede, vede la similarità tra il vettore ricercato dall'utente e dei documenti indicizzati. ok, Quindi questa qui è la funzione fondamentale e ordina i risultati poi per diciamo, uno score che assegna lui ai vari documenti. Quindi, chiaramente, tutti i documenti che eh, sono più simili alla ricerca fatta dall'utente, verranno indicizzati in sopra. Quindi, praticamente, abbiamo che cosa? Eh, effettivamente, non una ricerca nel senso di escludere documenti, eh, escludere documenti ma una ricerca eh, che ordina i documenti in base, effettivamente, alla, eh, alla pertinenza. Ok? Perfetto, infine abbiamo vabbè, mh, due attributi fondamentali, from e size, che servono per la paginazione. Okay. Perfetto, quindi ora non ci resta che installare la Ravel Scout, pubblicare eh, insomma, il provider e aggiungere use searchable all'interno del modello che vogliamo indicizzare. Ora, eh, che cosa facciamo poi? Dobbiamo adesso fare la parte fondamentale, che è creare una custom engine di. Eh, di Elasticsearch e la documentazione è abbastanza semplice, ci dice semplicemente che dobbiamo creare un, un file. Vabbè, noi l'abbiamo creato in search engines, quindi abbiamo creato un file php. Che deve estendere, mi raccomando, l'engine di la Scout. Ok, ora estendendo questa engine, deve per forza di cose, come regola, avere e contenere questi otto metodi che vedremo tra poco. Okay? Benissimo. Poi dopo aver creato l'engine custom la dobbiamo registrare nell'app service provider e quindi nel, nella funzione boot e infine eh, dentro il file scout.php andiamo a inserire come driver Elasticsearch che abbiamo appena creato praticamente. Vediamo quindi le funzioni di, del... Dell'engine custom. Uh, la prima è update. Questa è quella che solitamente no, verrà lanciata più spesso. Uh, tramite degli, degli observer, essenzialmente, che cosa fa la Revel Scout? Quando cambiano i, uh, i record nel database, va a lanciare la funzione update. Quindi praticamente questa funzione è quella che va poi, una volta che sono stati inseriti in MySQL, va a indicizzarli su Elasticsearch Search. Okay? Che cosa facciamo qui? Facciamo un controllo se l'indice esiste. Se l'indice non esiste, Andiamo a vabbè, scatenare un messaggio d'errore, ok? Perché chiaramente eh, se l'utente, il programmatore, non inserisce, eh, diciamo, non crea l'indice prima di indicizzare i dati, eh, la ricerca poi non funziona, quindi è una parte fondamentale. E poi in questo caso che cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire eh, che cosa? Il nome dell'indice, i parametri e... Nello specifico, andiamo a dire che il parametro che ha scelto l'utente, o meglio, il campo che ha scelto l'utente, verrà trattato come eh, vettore, quindi mh, nel nostro caso, magari se avete degli articoli sarà il body degli articoli, se avete delle descrizioni, delle descrizioni degli utenti, potrà essere la descrizione dell'utente. E quindi andrà a essere indicizzata quello specifico, eh, quello specifico campo. Poi abbiamo vabbè, la funzione delete che viene lanciata ogni volta che viene cancellato un record dal database e ovviamente abbiamo poi la funzione search che noi abbiamo deciso ovviamente di eh, astrarre un attimo perché abbiamo creato perform search perché questa funzione search viene lanciata sia dal search normale che durante la paginazione e quindi lanciamo sempre la perform search che cosa fa questa eh, tramite l'elastic service va effettivamente a Cercare un, i documenti all'interno di Elasticsearch, semplicemente e restituisce eh, un, un JSON. Okay. Poi la funzione paginate è identica essenzialmente alla search, l'unica differenza ovviamente è che abbiamo from e size che ci indicano che pagina siamo e quanti documenti stiamo effettivamente vedendo. Abbiamo poi vabbè, mh, la funzione MapPD che eh, vuole appunto da, da Scout che restituisca. Uh, tutti gli ID dei modelli trovati e infine abbiamo la funzione map che viene lanciata una volta che la ricerca è stata effettivamente fatta. Quindi, una volta che la ricerca è stata fatta, che cosa succede? Andiamo a creare la collezione con tutti, uh, con tutti i modelli. Um, cosa fondamentale, quello che abbiamo fatto noi e che abbiamo aggiunto rispetto alla semplice engine base di, uh, di Algolia e eh, quello sort by, perché ovviamente per noi era fondamentale eh, pre preservare l'ordine dei documenti, non tanto quali documenti fossero, perché chiaramente erano ordinati per, per appunto per pertinenza, e quindi in questo modo andare a trovare quelli più eh, corretti, insomma. Eh, infine abbiamo getTotalCount, total count, vabbè, che dà il numero totale, di elementi trovati, flush che viene lanciata quando lanciamo il comando artisan, uh, scouts uh, flush, e infine, comando fondamentale, create index. Con uh, create index uh, vabbè, viene richiamato da artisan scout index e essenzialmente serve per creare l'indice, quindi noi passiamo questo, uh, a questa funzione, a questo comando, il modello da indicizzare e in base... Ha le impostazioni che noi abbiamo dato all'interno del modello poi, eh, verrà poi creato l'indice con quelle impostazioni. Quindi, l'ultima cosa che ci rimane da fare essenzialmente è andare ad aggiungere nel modello che vogliamo indicizzare, vabbè, use searchable ovviamente, e le varie funzioni, to searchable array con le cose che vogliamo indicizzare. GetBirdFillName che ci serve per dichiarare quale campo vogliamo rendere un vettore, per fare ricerca su quel campo, e SearchableSearch per definire il nome dell'indice. Ok, grazie a tutti. Se ci sono domande io volevo fare i ringraziamenti a, vabbè, al coach Giancarlo Valente che mi ha aiutato ovviamente nel, nel, nella preparazione dello speech del progetto. Ci sono, eh. Eccomi, intanto grazie. E vediamo se ci sono domande. Ci sono domande dalla sala, dalla... Sì, benissimo. Vai tu. Ciao, senti. <coughs> Ti volevo chiedere, ma come mai usato, avete deciso di usare Bert invece di una delle varianti tipo Roberta, questi qua, se c'è un motivo valido per carità? Eh, no, non c'è un motivo cioè, valido. Diciamo. No. Era per il peso di implementare la stessa cosa che ha fatto Google, <ride> quindi era semplicemente. <ride> ok, per queste... ok, era solo per, per curiosità. Sì. Grazie mille, No, di nulla. Altre domande? Se no, controlliamo dal palco dei opin se c'è qualcuno che ha fatto qualche domanda. Ok. No, non mi pare ci siano domande, vediamo forse sulla chat generale. No. Eh, <coughs> allora, una domanda, eh, mh, vediamo se riesco a esporla bene. Eh, molti anni fa, eh, non so se tu l'abbia accennato, ma mm -hmm. molti anni fa alcuni database avevano la possibilità di ehm, fare un matching delle parole anche tramite assonanza. Nel caso fossero scritte sbagliate, per esempio, mm, o sì. che avessero suoni simili, si chiamava Soundex, per esempio, su SQL Server. Okay. C'è qualcosa anche su MySQL in cui viene creato un vettore <coughs> di pattern matching, in cui se c'è una corrispondenza. Cioè, se c'è una vicinanza tra i due vettori, allora te li dà comunque come risultati possibili. Sì, perché lì viene analizzata la, la radice, quindi esatto. pesca e pescatore per loro è uguale. Esatto. Uh, sì. C'è qualcosa di simile su Elasticsearch? Uh, sì, su Elasticsearch in realtà ci sono tantissime funzionalità che permettono di fare ricerca, sia full text che non. E nel nostro caso, ovviamente, abbiamo utilizzato questa funzione per vedere la similarità tra i vettori. Però ovviamente la ricerca full text comunque funziona e tra l'altro ci sono eh, tantissime impostazioni che possiamo dare alla ricerca con degli script che possiamo lanciare in modo totalmente custom. Insomma. È veramente infinito l'astic search. Sì, A certo. livello di documentazione o meno. Sì, sì, certo. Ho certo. Avuto tempo certo. No, perché una tutto. volta si poteva ti dava la possibilità di, di, di andare a fare quelle correzioni che fa di solito Google no? quindi di sì. avere assonanza però per lì ci vuole anche un database e bisogna anche sapere a che distanza sono anche foneticamente eh le parole sì, insomma, perché, certo, perché poi c'è il problema che se cerchi pescara e pescaria non lo so formica formica insomma esatto. cose di questo genere benissimo allora eh, se non ci sono altre domande ricontrollo magari anche online se c'è qualcuno che fa che ha altre domande possiamo passare Possiamo passare ai ringraziamenti intanto per okay. essere stato qua. Grazie, uh, grazie a voi per l'organizzazione. Oh.